Buonasera, buonasera. Mi sono sentito 12 volte perché mi ero dimenticato di togliere il ritorno in cuffia, che bello. Allora, intanto io devo mandare questo piccolo messaggio in chat. Buonasera Winchester, buonasera Marion, benvenuti, come va? Come sta andando questa settimana post Pasqua, post Pasquetta? Vi siete divertiti? Avete mangiato? Avete fatto baldoria? Com'è andata questa ormai prima settimana di aprile? Bene, mi fa piacere, mi fa tanto piacere. Vediamo, tutto ok? Aspetta, passato, aspetta. Oh, ok, allora no, non è proprio tutto ok. Non è proprio tutto ok. No, io devo dire abbastanza bene. Devo dire Pasqua passata con la famiglia. Poi Pasquetta con gli amici. Hai mangiato ma non hai messo su niente. Questo è cuccia. Se intendi che hai mangiato ma non hai messo su un grammo, ti invidio tantissimo. Uno, perché io ho mangiato pentendomene, nel senso che tecnicamente sarei a dieta. E due, perché me ne sono pentito perché ho praticamente annullato una settimana di dieta mangiando a Pasqua e Pasquetta. Boh. Andrà meglio la prossima volta. Però mi sono divertito, nel senso che è bello passare del tempo con la famiglia, bello passare del tempo con gli amici. Quindi, ecco, forse è l'unica cosa che mi dispiace, ma non abbiamo potuto farci niente. Anzi, stiamo rimediando. Stasera è stato proprio non. Senti, come già maledetto, che tu sia maledetto. Che tu sia maledetto, queste sono qualità e capacità che andrebbero non espresse a parole, ma divise con la gente come me, per esempio, che invece sono una di quelle persone che mangia 100 grammi di bresaola e prende 2,5 kg. Io non so cosa succeda nel mio corpo, ma è così. Non ho detto 100 grammi di bresaola per niente, è quello con cui ho cenato stasera. Ma detto questo, a me l'unica cosa che è dispiaciuta a Pasquetta è stata non poter giocare con voi a Where is the Wolf. Ma per una serie di sfortunate coincidenze, Keke non aveva la possibilità stasera di essere dei nostri, quindi abbiamo deciso di anticipare la serata di lunedì. Noi, tra l'altro, in questo momento vi ricordo. Ma diciamo che chi è in questo momento in live lo sa già, ma è giusto di tanto in tanto ricordarlo. Con il comando, perché c'è un comando che io non ricordo quale sia, ma giuro che c'è. Ora lo andiamo a prendere. Allora, chatbot, comandi della chat, personalizzati. Pns. Ok, con comando Pns potete scaricare questo giochino, Puzzle del Survivor, lo scaricate dal nostro link. Se raggiungete con la base il livello 5, ci date una mano dal punto di vista del sostentamento del progetto. Devo dire che la sponsorizzazione sta andando bene. Io, come sempre, sono per la massima trasparenza. Già 9 persone hanno raggiunto il livello 5 della base e 7 hanno già organizzato un attacco a una tana di zombie. Winchester, grazie mille per. Noi non abbiamo, purtroppo, questa è una cosa che in questo tipo di sponsorizzazioni manca tantissimo. Noi non abbiamo
evidenza dei nomi o degli utenti che raggiungono gli obiettivi. Però a noi basta che ci diciate, io l'ho fatto e per noi va più che bene, cioè è sufficiente quello, nel senso che vi ringraziamo anche del tempo che togliete a voi per darlo a noi. Un merito, anch'io sto faticando terribilmente a generare il 5 stelle, ma addirittura io sto faticando in maniera incredibile per arrivare a un 4 stelle. Io ho la base all'ottavo, credo, tra il settimo e l'ottavo, la cosa più vicina che ho a un 4 stelle è un personaggio di cui ho 8 su 10 tessere per poterlo sbloccare. Fine. Fine. Ho sbloccato tra l'altro una sola tessera, una sola medaglia, un solo gettone per il rischiatutto, diciamo, la roulette dei personaggi, e mi è uscita tipo una cacatina qualsiasi, quindi molto sfigato da questo punto di vista. Io non so se, cioè, allora, io probabilmente lo farò perché conviene a me, perché noi per ogni 5 stelle, per ogni primo 5 stelle ricevuto, guadagniamo $16. Quindi è molto probabile che io ne spenderò 5 per comprarmi entro gli 8 giorni la fine. Diciamo, mi comprerò il 5 stelle, ne spendo 15 per guadagnarne 16. E faccio questo piccolo investimento. Praticamente ne guadagno 11, che però sono sempre soldi in più. Tu hai comprato la 5 stelle, ma non me la conta. Oh, questa è un'altra grande presa per il culo, allora. Allora eviterò di comprarla. No, non la conta, 100%. Allora quella in offerta non vale, probabilmente. Non lo so. È l'unica cosa che mi viene di pensare, che siccome è in offerta è la prima. O non è specificato, non vanno comprati, ma vanno trovati. È che qua dice soltanto per ogni primo eroe a 5 stelle ricevuto. Non specifica il metodo di ottenimento. È possibile, probabile. Ma bando alle ciance, ragazzi. Bando alle ciance. Facciamo un po' di recap. Anche perché c'è da aggiornare un po' di testo. Allora, un po' di testo, perché le ferite e lo stress erano una ed una, sono corrette. La genetica è ancora 5. Abbiamo un'abilità, ma ora ne parliamo. Non abbiamo armi, abbiamo i due dadi e nell'equipaggiamento. Dobbiamo togliere questa roba della donna perché non l'abbiamo incontrata. E vabbè, questo è un appunto che ci lasciamo, ma va bene così. Allora, ragazzi, siamo qui stasera per giocare a forse l'ultima run di Where is the Wolf? O comunque una delle ultime. Se non è l'ultima, questa sarà l'ultima, probabilmente quella di lunedì prossimo. Quindi ci sono due possibilità. O finiamo e da lunedì vediamo cosa fare, vediamo se Fede si sente e ha tempo e modo di iniziare lei con l'odore della pioggia. Altrimenti, se noi non finiamo stasera, o se finiamo ma per motivi che vedremo più tardi, vogliamo magari
fare una terza velocissima run, perché no? Vediamo. Io direi di sbrigarci perché già sono le 10 meno 10. Allora, Where is the Wolf? Conosciamo tutti ormai bene la storia, ci hanno imprigionati, le regole di questo gioco fantastico sono: se ci togliamo la maschera moriamo, se diciamo il nostro nome moriamo, se parliamo di noi moriamo, se al termine del terzo giorno c'è più di una persona in vita, spoiler, moriamo. Durante la prima run abbiamo scoperto che oltre noi ci sono qua dentro tre presunti altre persone vive, ma abbiamo visto che tra la prima e la seconda run c'è cambiato qualcosa sotto le scarpe, perché mappa alla mano, noi abbiamo iniziato la nostra avventura nella stanza A. Qui, esattamente come nella prima run, anche nella seconda, ci siamo limitati a liberarci e a prendere i cavi che erano collegati alla porta. Nel corridoio B abbiamo, grazie ai sensi felini, credo trovato un indizio che ci ha condotto alla porta C. Nella porta C, che cosa abbiamo fatto nella porta C? Nella porta C abbiamo visto i segni. O nella porta C non ci siamo mai stati. Io non ricordo in questo momento. Nella porta C 196. E ancora 196? Ok. Allora. No, abbiamo visto soltanto la porta D. Abbiamo visto direttamente la porta D. Nella porta D. No, aspettate, raga, io vi giuro, non ricordo, noi la porta C l'abbiamo vista. Ma abbiamo semplicemente odorato, mi sa che era stata la questione del tramite i sensi felini. Ecco cosa è successo, tramite i sensi felini noi abbiamo subodorato la carne, ci è venuta fame e abbiamo sentito per la prima volta il nostro potere da werewolf liberarsi. Fine. Abbiamo poi sentito delle voci che venivano dalla stanza D. Nella stanza D ci aspettavamo di trovare la donna. Ci aspettavamo di trovare la donna e il gioco dell'1, 2 e 3 stella. E invece, seconda run, poteri diversi, abbiamo trovato il gioco delle tre carte. Delle carte di carta forbice e pietra. Prima abbiamo fatto da giudice a una partita di carta forbice e pietra giocata da due altri giocatori. Alla morte di uno dei due abbiamo scoperto chi era il baro. Abbiamo fatto vincere chi non aveva barato. Una volta scoperto e quindi morto il baro, abbiamo dovuto giocare noi contro chi aveva vinto la scorsa partita. Abbiamo vinto, quel tizio è morto, tant'è che noi ci siamo segnati un corpo, abbiamo segnato una X alla voce corpi, e il gioco ci aveva spedito di nuovo nel paragrafo 4, nel corridoio. Dal corridoio B noi possiamo andare in A. Possiamo tornare in C. In C io vi dico subito che ci dice che non c'è niente da fare perché la stanza è chiusa. Ci dice che se però abbiamo i sensi felini, vediamo se ho ragione io. Ok, è esattamente quello che ricordavo io. Ci è venuto lo stato malessere, tant'è che abbiamo già lo stato malessere. Perché?
con l'odore della carne che c'è dall'altro lato, noi sappiamo già dalla prima run cosa c'è dall'altro lato, ci sono due corpi appesi che stanno gocciolando sangue per terra. Avevo sentito l'odore della carne cruda, ci è venuta fame, ci siamo sentiti male, ci è venuto lo stato malessere. Quindi l'unica altra stanza dove possiamo andare in questo momento, che non avevo ancora visitato, è la zona E. Confermiamo che vogliamo andare nella zona E, perché nella zona D abbiamo fatto tutto, siamo appena usciti dalla zona D. Nella zona C non possiamo fare niente finché non apriamo le porte. Nella zona E, noi per la prima volta, da quando abbiamo cominciato il gioco, la zona E è un'altra delle due zone, oltre alla C, che necessitavano dei sensiferini per poterla visualizzare bene. Adesso li abbiamo. La zona E è al 173. 173. Ok, la stanza è quadrata, buia e vuota. Quando la porta da cui sei entrato si chiude dietro di te, ti sembra di essere cieco. Ci impieghi un po' ad abituarti, ma quando ci sei, vedi due strisce di luce. Sono quelle che passano dagli accessi. Gli accessi sono, per intenderci, quello verso la stanza E e quella verso il corridoio B. Ora il libro ci chiede: controlliamo la stanza? O ci dirigiamo verso B o ci dirigiamo verso F? Noi sappiamo già che, vabbè, verso B c'è il corridoio, verso F c'è la famosa stanza con i monitor e il tizio che noi a prima run abbiamo strozzato e che io questa volta forse eviterei di strozzare. Giusto per vedere che cazzo cambia. Così. Guardiamo la stanza. 87. Intanto benvenute l'aria. Ciao, come va? Mi pareva di aver letto qualcosa sul gruppo Telegram. In compagnia di... Ah, hai l'influenza, ma influenza che stai discretamente bene o influenza di quella che ti ha fatto stare a letto morta? Ah, quindi come un Merion. Ma però magari un Merion è stato soltanto un post Pasquetta, ma forse non così devastante come la stai avendo tu. Comunque, se hai l'abilità senza ferini, sensi ferini, vai al 122. E noi per la prima volta da quando abbiamo cominciato a giocare, 5 live ci sono volute per vedere che cazzo c'è in questa stanza E. Man mano che i tuoi occhi si abituano alla fioca luce che passa sotto gli accessi, questa zona all'apparenza vuota si conferma tale, ma è dalle pareti che viene attratta la tua attenzione. Nel frattempo è arrivato Vampiro. Buonasera, Vampiro. Mamma, che sensazione brutta, Ilaria. Mamma mia, che sensazione brutta. Non l'ho mai provata, spero di non provarla mai, ma immagino. Sulle pareti c'è scritto un messaggio. In grado di essere letto solo da chi ha sensi sviluppati come i tuoi, sensi non umani. Ora qua c'è un virgolettato. Se riesci a leggere queste parole, vuol dire che il processo per il tuo miglioramento sta funzionando. Sei fortunato, molti muoiono dopo l'iniezione. Tuttavia il viaggio è ancora lungo e la fine è incerta. Devi trovare dentro di te la forza per evolverti. La genetica può dare inizio al processo, poi è la tua mente che deve compiere il balzo finale. Prosegui la caccia e non dimenticare, solo uno può uscire vivo da qui. Cerchi altro, ma non c'è nulla in questa stanza, oltre al messaggio che hai appena letto.
Ok, quindi anche il libro ci sta dicendo finalmente sei sulla buona strada. Mi sembra già un discreto risultato. Adesso il libro ci dice che possiamo tornare nel corridoio B, da cui veniamo fondamentalmente, perché noi attualmente siamo in E, o andare verso F, verso la sala dei monitor. Io vi faccio scegliere, anche se la scelta è un po' vincolata dalla situazione, nel senso che effettivamente D, C e A al momento non hanno granché cioè D ed A non avranno forse mai più niente. No, in A c'è la fase finale, ma dobbiamo avere i 5 bonus nelle stanze da segnare. Dobbiamo avere le 5 X in luoghi che ancora non abbiamo. F. F è al paragrafo 36. Ok. Un'intera parete di questa stanza è coperta da monitor. Ognuno trasmette un'immagine diversa. In uno vedi la stanza in cui ti sei risvegliato. In altri ci sono persone con maschere come la tua, impegnate in cruenti giochi a eliminazione o bloccate da trappole mortali. Seduto davanti agli schermi, c'è qualcuno con una maschera da lupo, li fissa e di tanto in tanto digita in fretta qualcosa sulla console di fronte a sé. Non fa caso a te, proseguendo nella sua attività come ossessionato. Oltre a quello da cui sei entrato, ci sono altri due accessi. Annota una X accanto al codice luoghi. Intanto lo facciamo subito. Accanto al codice luoghi segniamo una seconda X. Adesso possiamo fare ben tante cose, tante cose. Allora, possiamo guardare i monitor, parlare con l'uomo. Se vogliamo usare i cavi per strozzare l'uomo, possiamo farlo. Oppure possiamo, dice il libro, dirigerci verso una delle stanze dopo F, quindi o verso H o verso G. Quindi le possibilità sono: guardiamo i monitor, parliamo con l'uomo, lo uccidiamo, perché coi cavi sappiamo che lo uccidiamo. Coi cavi l'abbiamo già, tra virgolette, ucciso l'altra volta. Perché noi avevamo fatto un ragionamento dicendo che forse avremmo dovuto evitare di ucciderlo per un motivo. Però non mi ricordo qual era, ma durante la run scorsa avevamo fatto un'ipotesi che magari lasciandolo vivo sarebbe successo qualcosa. Ma non ricordo cosa. Intanto abbiamo un voto per parlarci e un voto per usare i cavi. Io credo comunque che se vogliamo fare una run diversa dovremmo scegliere una cosa diversa, ma quella è una paranoia mia del vorrei vedere tutti i possibili finali. Due voti per parlare. Vampiro. Non mi ricordo quasi neanche io. La cosa comoda è che non ci. Non è vero, io mi ricordo quasi tutto in realtà. Non mi ricordo alcune scelte sul finale della scorsa run. Però qui mi ricordo cosa. Magari non mi ricordo perché avevamo fatto delle scelte. Però mi ricordo più o meno qual era stata la scorsa. La scorsa volta l'abbiamo. Allora, siamo nella stanza F.
Nella stanza F c'è un uomo davanti a dei monitor. I monitor mandano immagini delle varie stanze del luogo con gente che si sta sfidando a giochi mortali. Noi possiamo parlare con l'uomo, guardare nei monitor, usare i cavi che abbiamo raccolto nella stanza A per uccidere l'uomo, oppure andare avanti verso G e H. Abbiamo provato, per ora i voti sono 2 a favore di parlare con l'uomo e 1 a favore di strozzarlo coi cavi. Quindi a te la scelta, che potrebbe confermare. Parliamoci. Ok, 3 voti per i cavi. Scusa, 3 voti per parlarci e 1 voto di un Merion per i cavi. Parliamo con l'uomo al 180. Nessuna risposta. Continua senza sosta a controllare i monitor e a digitare sulla console. Gli passi una mano di fronte agli occhi, senza ottenere nessuna reazione. Che sia ipnotizzato? Provi a guardare i monitor. Provi a usare i cavi. Vai a G, vai a H. Allora, parlare a quanto pare non ci sta calcolando. Magari guardando i monitor può succedere qualcosa, non lo so. Anche perché, tra l'altro, la cosa assurda è che noi tecnicamente i cavi potremmo non averli. Perché noi abbiamo effettivamente recuperato i cavi dalla stanza. Se lo strozzassimo senza ammazzarlo, non sappiamo se è possibile, o perlomeno io onestamente non mi ricordo se è possibile. Però probabilmente se dovessimo usare di nuovo i cavi, tenteremmo di non ucciderlo questa volta. Ma io sono per la strada di Winchester, io sono per... Facciamo scelte completamente diverse e vediamo che succede. Le uniche scelte che mi sembra saranno piuttosto pilotate saranno quelle alla fase finale del gioco. Quelle dove siamo nel corridoio, dove dobbiamo scegliere i vari lupi, che lupo vogliamo diventare, bla bla bla, perché porteranno al finale. Però a parte quella serie di scelte là, secondo me adesso dobbiamo fare di tutto per fare qualcosa di diverso. Per esempio, una cosa che abbiamo capito che non dobbiamo fare è prendere il vaccino. Qualora riuscissimo a trovarlo, non dobbiamo prendere il vaccino per il... Vediamo questi schermi. Ok, e allora guardiamo questi schermi al 215. Ok. Ti avvicini per controllare meglio cosa succede. Per la prima volta sembra che l'uomo alla console abbia una reazione. E risposta al tuo movimento borbotta, fregato, e digita qualcosa. Le immagini sugli schermi variano, le luci colorate si accendono e si spengono a intermittenza, a una velocità sempre più forsennata. Catturato dagli effetti ottici, cerchi di distogliere lo sguardo. Se non hai l'abilità forza interiore, effettua una prova psicologica con difficoltà 3. Se hai l'abilità forza interiore o hai successo nella prova, vai al 39, altrimenti al 143. Noi forza interiore non l'abbiamo e credo che sia la seconda abilità che sblocchiamo in questa run. Non abbiamo forza interiore e quindi dobbiamo mettere un attimo da parte l'equipaggiamento
fare spuntare i dadi, che ora andremo a capire dove sono. Vediamo. Non sono questi. Non è questo. Non è questo. Ma dove diavolo sono finiti i dadi? Allora, i dadi, io giuro che li avevo. Dove sono i dadi? Dado virtuale, qui. Ok, ce li ho. Perfetto, e che ci voleva? Allora, difficoltà 3, ma noi abbiamo ferite. È psicologica, abbiamo stress 1, quindi ancora tiriamo con 4 dadi. Difficoltà 3 significa che ora io tiro i dadi e noi dobbiamo fare 3 dadi superiori a 4. Signori, abbiamo cominciato la serata benissimo. Facciamo la bel... Che culo, aggiungerei io. Bravo, Winchester. Abbiamo superato la prova. Va, andiamo al 39. Nascondiamo i dadi e facciamo riapparire le note. 39. Che culo. Ti mordi la lingua fino a sentire il sapore metallico del sangue. Il dolore ti permette di distogliere lo sguardo dai monitor, giusto in tempo per vedere l'uomo estrarre un cilindro di metallo da sotto la console. Fai un passo indietro e schivi il primo colpo, poi il secondo e il terzo. Ora contrattacchi. È il momento di decidere se agì, come agire. Vuoi colpire per ucciderlo oppure per metterlo fuori combattimento? Se lotti per uccidere, vai al 207. Se vuoi metterlo fuori combattimento, vai al 51. Se hai una X accanto al codice rabbia, e noi non ce l'abbiamo, devi aumentare di 1 il livello di stress per fare questa scelta. Noi siamo liberi dalla rabbia in questo momento, quindi possiamo decidere serenamente se dobbiamo ucciderlo o se vogliamo metterlo fuori combattimento. A voi la scelta. Winchester dice per metterlo fuori combattimento. Ok. Un voto per non facciamogli troppo male. Anche perché è l'unico con cui noi... Non è vero che è l'unico con cui non abbiamo parlato, perché noi in realtà la prima volta abbiamo parlato solo con la donna. Mentre l'uomo nella stanza F e l'uomo nel corridoio post G, l'uomo nel corridoio post G ci è salito di sopra e ci siamo difesi uccidendolo subito. Con lui invece non ci abbiamo neanche mai provato a parlare, ma evidentemente non era proprio il top del top della... Vabbè, comunque andiamo al 51. Ok. Per quanto tu sia poco abile nelle risse, chi ti sta di fronte è anche peggio. Ma è armato e con la sua mazza picchia duro quando riesce a colpire. In più, sei certo che non stia usando l'accortezza di non ammazzarti. Se potesse, ti spaccherebbe il cranio alla prima occasione. Effetto, una prova fisica di lotta con difficoltà 1. Facile. Se hai successo, eviti i colpi più duri, ma qualche botta la incassi comunque e subisci una ferita. Se fallisci, ti costringe un paio di volte in un angolo della stanza facendo cadere giù mazzate come la pioggia di un temporale estivo e subisci due ferite. Se sopravvivi, vediamo se sopravvivi. Difficoltà 1. Dai, anche di ferite ne abbiamo... Ne abbiamo una sola e quindi ancora tiriamo con 4 dadi. Raga, uno dovevamo fare. Abbiamo bilanciato in qualche maniera la botta di culo di prima facendo uno dei tiri più brutti che si possano fare nella storia. Ma uno ce ne serviva, successo. E uno ce ne siamo presi, quindi va bene così.
va benissimo così. Ci pigliamo un punto ferita. Quindi le nostre fitte salgono a 2. Da questo momento le prove fisiche le faremo con 3 dadi, non più con 4. E il testo recita: se riesce a sopravvivere, fatto, gli prendiamo l'arma e lo costringiamo sul pavimento. Gli sei sopra, col braccio premuto contro il collo e il ginocchio all'inguine. Pietà, biascica. Annota manganello nelle armi. È il codice pietà. Il manganello è un'arma che ti permette di lanciare un dado in più durante le lotte. Ok, allora, tra le armi ci segniamo manganello, che non è male. Manganello più un D6. E dobbiamo segnarci il codice pietà. Il codice pietà noi non l'avevamo mai avuto. Per ovvi motivi non avevamo mai provato pietà per quest'uomo. Adesso vai al 183. Ok. Perché dovrei provare pietà? Grugnisci riciclando la battuta di un vecchio film. Perché io lavoravo al progetto Moreau e so molte cose. Allenti la presa, ma la rinsaldi subito quando senti l'uomo muoversi. Siete così vicini che la tua maschera da lupo si specchia nei suoi occhi. Fra i pochi libri che hai letto, diversi sono di fantascienza, così conosci H.G. Wells, autore dell'Isola del Dottor Moreau. Come quello del romanzo? Noi non vogliamo trasformare animali in uomini, ma il contrario. Ripensi alle maschere da lupo che siete costretti a indossare, a quell'assurdo luogo e al dolore al braccio destro. Ti senti mancare. Se hai il codice piano, e noi il codice piano ce l'abbiamo, vai al 78, altrimenti vai al 141. 78. Quindi ragazzi, questo era uno che... Allora, ha attualmente la maschera da lupo, quindi sembra che in qualche maniera sia finito vittima del suo stesso esperimento. Però è qualcuno che sa della lore, della trama, di ciò che ci sta dietro. Vediamo. Chi ci sta facendo tutto questo? Domandi. Il mio precedente datore di lavoro. Scuote le spalle come se fosse la cosa più naturale del mondo. L'hai lasciato andare e siete in piedi, uno di fronte all'altro. Accanto a voi i monitor sono spenti. Ti ha spiegato che se una certa combinazione di tasti non viene ripetuta ogni 108 secondi, il sistema si spegne senza possibilità di accenderlo di nuovo. Questa è una figata perché è un'ovvia citazione a Lost. Non so chi di voi ha visto mai Lost. Esatto, esattamente. Non farò spoiler per dirvi cosa avviene in Lost a riguardo di questi 100. Non erano 108 secondi, mi pare che erano minuti ed erano 127. O erano 108. Non mi ricordo se erano 108 minuti. Non mi ricordo se il numero era 108, ma comunque è chiaramente un riferimento a Lost. L'unica parte che funziona ancora è quella per bloccare e sbloccare le porte. 108, allora ricordavo bene. Per sicurezza le ha aperte tutte, così da poter agire liberamente in questo mondo assurdo. Abbiamo quindi comunque sbloccato le porte. Adesso possiamo fargli 3 domande. Vogliamo sapere chi è il precedente datore di lavoro? Vogliamo chiedergli chi è lui? O vogliamo chiedergli cos'è il progetto Moreau? Questo è molto interessante. Non so se abbiamo più domande da potergli fare.
dovremmo scegliere come se questa fosse l'unica domanda che possiamo fargli. Perché il gioco non ci dice che ne potremo fare altre. La prima è chiedergli del suo capo, quindi chi è a capo del progetto Moreau. La seconda è chi è lui. E la terza è cos'è il progetto Moreau. Ok, parlavo un quarto d'ora da solo. No, mi ero mutato per bere, non avevo riattivato l'audio. Stavo dicendo che effettivamente non so se c'è un motivo valido per cui dovrebbe morire a una di queste domande, ma tra le tre quella che mi incuriosisce di più è o sapere chi è il suo capo o sapere cos'è il progetto Moreau. Chi è lui una volta che è qua dentro? Credo che l'unica risposta sia uno di quelli che dobbiamo uccidere, perché ricordiamoci sempre che comunque questo qua dovrà morire. Noi gli abbiamo salvato la vita per ora, ma è comunque un partecipante al gioco, ha la maschera da lupo. Dovremmo ucciderlo prima o poi. Questo, che sia chiaro. Intanto scopriamo cos'è il progetto Moreau. Andiamo al 79. Il progetto Moreau fa parte del cosiddetto perfezionamento dell'uomo, per portare l'essere umano a uno stadio di sviluppo superiore, una sorta di evoluzione accelerata indotta artificialmente. L'uomo alza il volto e ti parla entusiasta. Immagina di correre veloce come un leopardo o di poter respirare sott'acqua. Non sarebbe meraviglioso? Certo, l'idea ti intriga, ma deve esserci per forza un prezzo da pagare. Allora, i tabù erano: non togliere la maschera, non dire il nostro nome, non parlare in generale di noi stessi e rimanere vivi alla fine del terzo giorno. Erano quattro. Il prezzo è che non è semplice, né pulito o indolore, replica l'interlocutore alle tue rimostranze. Le maschere a cosa servono? Indichi quella che ti copre il viso. La genetica fa molto, ma senza l'aiuto della psiche è impotente. Dobbiamo sbloccare il potenziale della mente. Dobbiamo. L'uomo arrotola la manica del braccio destro fino a indicare un piccolo segno rosso nell'incavo del gomito. Io sono passato dall'altra parte, ma c'è un modo per uscirne, un antidoto. Ti racconta che nella stanza denominata con la lettera H c'è un laboratorio in cui dovrebbe trovarsi, oltre a un siero per la morte apparente, una sostanza che può pulirvi il corpo da ciò che viene iniettato. L'ha cercata, mettendo a soqquadro il locale, senza però trovare nulla. Forse col tuo aiuto. Potrebbe anche analizzarla per controllare eventuali effetti collaterali, ma ci vogliono almeno due campioni di sangue per effettuare questi controlli. Come faccio a sapere che posso fidarmi di te? L'uomo indica un piccolo monitor alla destra dei comandi che mostra la mappa della struttura. Le stanze A, D, E ed F
sono illuminate di verde, mentre C, G e H di rosso. Ok, quindi probabilmente se fossimo andati a G e H prima di parlare con lui, a parlare, tra virgolette, prima di guardare i monitor e combattere con lui, esattamente come la stanza C, avremmo trovato le due stanze chiuse. Preme in corrispondenza di queste ultime e la luce diventa verde. E se ancora non ti fidi, infila una mano sotto la console e tira fuori un pacchetto rosso che ti lancia. Usala quando ti fa più comodo. Poi esce dalla stanza, dato che la sala di controllo è inutile. Ti aspetterà nel laboratorio. Lo saluti e lo lasci andare, osservando le sue spalle curve mentre si allontana. Poi controlli il pacchetto che ti ha lanciato. È un kit di pronto soccorso. Puoi annotarlo negli oggetti. Puoi usare il kit di pronto soccorso quando vuoi per guarire da malessere, cioè cancellare lo stato, oppure una ferita, cioè diminuire di uno le ferite. Allora, in realtà lo stato malessere ci fa già guarire da una ferita, quindi se... però noi per ora ce lo teniamo, non si sa mai nella vita. Allora, oggetti, kit del pronto soccorso, kit pronto soccorso ci fa guadagnare un punto ferita o ci fa guarire dal nostro attuale stato di malessere, che ci fa comunque guarire da un punto ferita. Quindi usandolo noi attualmente torneremmo nello stato standard e avremmo una ferita soltanto. Cambia il logo del paragrafo F in 223. 233. Quello del logo C in 16. Ok. E quello del logo G in 119. Quello del logo H in 133. Ok, adesso noi possiamo andare, dice il libro, o ad H o a G. Sappiamo che il tizio ci aspetta nel laboratorio e sappiamo dalla run precedente che il laboratorio è H. Sappiamo che dobbiamo andare a visitare C prima di andare in G, perché in G si continua per tutti i luoghi segreti di questo posto, quindi direi che, se siete d'accordo, io andrei di corsa su H, che è il laboratorio dove ci aspetta il tizio. Vi ricordo anche che all'interno della stanza H noi prenderemo il siero della morte apparente, che di apparente non è un cazzo, come faceva notare Winchester prima, e prenderemo anche il famoso antidoto, che però dovremmo evitare di assumere per poterci trasformare effettivamente in lupo mannaro, altrimenti perdiamo esattamente come l'ultima volta che abbiamo giocato. H è il 133. H. Il laboratorio è piccolo, ma ben fornito, almeno secondo il tuo metro di giudizio, ben distante dalla competenza necessaria a giudicare questo luogo. L'altra volta in H ci stavo per entrare, ma non ero arrivato, se ricordo bene. In che senso? No, ci eravamo entrati in H, ma avevamo trovato il vaccino e l'avevamo utilizzato nella prima run, perdendo l'occasione di trasformarci e quindi di vincere il gioco. Perché noi durante la prima run abbiamo sì vinto il gioco perché siamo rimasti gli unici vivi,
ma quando ci hanno detto ok, avete vinto il gioco, ma non bastava rimanere gli unici vivi, bisognava anche ottenere la trasformazione. Noi la trasformazione non l'avevamo ottenuta perché avevamo preso in questa fase del gioco il vaccino. L'antidoto, per essere precisi. Il numero 42, lo scienziato che di prima è il numero 42, noi siamo il numero 4. Lo scienziato che secondo le sue parole lavorava per l'azienda organizzatrice di tutto questo è in piedi di fronte al tavolo e studia un taccuino. Appena entri ti saluta con un cenno del capo prima di tornare a occuparsi dei suoi appunti. Ragazzi, anche questa stanza è molto cambiata rispetto alla prima volta che ci siamo passati, perché la prima volta non c'era lui perché era morto in F. L'uomo versa il contenuto di una provetta su un vetrino, lo controlla al microscopio, poi scrive qualcosa. Cammini di fronte a un mobiletto di farmaci accanto a un refrigeratore, oltrepassi un banco pieno di provette e contenitore, poi ti fermi di fronte a una piccola centrifuga. La riconosci pescando nei tuoi ricordi di CSI. È bianca, c'è scritto Mankind Inc. in rilievo. Diversi oggetti qui dentro recano la stessa scritta. Deve essere l'azienda dietro tutto questo. La promotrice del progetto Moreau. L'ambiente è in ordine e pulito, proprio come ci si aspetterebbe da un laboratorio ben tenuto. Sono loro i bastardi che mi hanno cacciato. Il numero 42 nota che stai osservando la scritta ricorrente. E pensare che per mantenermi il posto ho persino mangiato carne umana. Ma solo un pochino. Si affretta ad aggiungere. Non vedi la sua faccia nascosta dalla maschera da lupo, ma puoi benissimo immaginarla. Fai un passo verso di lui. Magari conosce questa struttura, come funziona, il modo per uscirne. O forse è meglio informarsi riguardo l'antidoto di cui ti ha parlato. Fai un altro passo, guardandoti intorno. C'è qualcosa che non torna. Annota X accanto al codice luoghi. Ok, accanto al codice luoghi, altra X. Vi ricordo che a noi manca attualmente la X della stanza G e la X della stanza C. Dobbiamo averle tutte per poi tornare in A e dichiararci vincitori del gioco. Adesso possiamo fargli quattro domande. Gli chiediamo qualcosa a proposito di questa struttura. Gli domandiamo degli altri partecipanti. Gli chiediamo dell'antidoto. O gli chiediamo del siero della morte apparente. Luogo, partecipanti, antidoto, morte apparente. Queste le quattro scelte. Vampiro, se prima di lasciarci per qualche minuto, ci dai il tuo parere, altrimenti. Winchester vuole osservare il luogo, vuole sapere di più sul luogo dove ci troviamo. Un medium sul siero della morte apparente? Tanto apparente non è? Ok, luogo e altri partecipanti per Ilaria. Allora, sappiamo già in realtà, noi in metagame sappiamo già cosa è il siero della morte apparente e cosa è il vaccino. Non in realtà sappiamo anche parecchio su questo luogo e poco sui partecipanti, però ci sono due voti per il luogo, quindi io andrei a effettivamente fargli una domanda sul luogo, poi vediamo sulla struttura. 171.
Non so di preciso dove ci troviamo, non so neppure se siamo ancora in... Si interrompe e scuote la testa. Meglio non rivelare certe informazioni. Queste maschere, sai, uccidono. Ne abbiamo incontrati tutti. Allora, vampiro, fino alla scorsa run ti avrei detto di sì. Ma abbiamo visto che, per esempio, la donna che abbiamo incontrato nella prima run, in questa run non l'abbiamo incontrata, abbiamo incontrato altri tre uomini. Quindi direi che il numero di partecipanti è il dove cambiano da run a run. E questo è molto interessante, molto interessante. Queste maschere uccidono. Quando infrangi le regole, l'uomo annuisce. Quindi non puoi dirmi nemmeno come uscire da qui. Ma questo è semplice, vincendo la caccia. E perché tu non stai cercando di vincerla? Te l'ho appena detto, non posso rivelarti troppo. Ci ascoltano, ci vedono. Indica in giro con un dito. Poi se lo porta sul muso da lupo. E poi ci uccidono con queste. La sua risposta non ti convince, ma non riesci a fargli dire altro. Se non l'hai ancora fatto, puoi chiedergli. La donna era nella stanza D, quindi ti direi che secondo me. Allora, il ragionamento che faccio io è: alla fine noi dobbiamo avere tre corpi uccisi. 3x sul alla voce, alla code word corpi, dobbiamo avere 3x perché c'è tutto il trucchetto del moltiplica per il numero di x per dare la risposta giusta su quanti corpi, su quante persone hai ucciso per vedere se sei l'ultimo rimasto. E questo numero non può variare da run a run. Quindi secondo me in questa run la X che nella prima era stata segnata per la donna l'abbiamo messa con il gioco di carta, forbice e pietra. La seconda X sarà comunque lui perché lui è vivo e non deve esserlo, quindi noi in qualche maniera magari anche qui dentro lo dobbiamo uccidere. E il terzo uomo è quello che ci assale poco prima della fine del gioco. Quello che ci assale dietro l'angolo prendendoci alla sprovvista, cosa che ora potremmo anche evitare di farci prendere alla sprovvista, tra l'altro. Potremmo non correre in quel corridoio. Quindi non so se ci sarà la donna. Comunque adesso possiamo chiedergli degli altri partecipanti o dell'antidoto o della morte apparente. Quello che aveva avuto più voti poco fa era altri partecipanti, quindi intanto chiediamo degli altri partecipanti al 12. Ma glieli possiamo chiedere tutti comunque. Cioè, non lo so in realtà, però ora vediamo. Di solito sono a blocchi di 5, ma in questa sessione siamo solo 4. Siete 4, quindi te lo sta dicendo lui, ce ne sono 3 vivi. Uno è morto. Uno, siamo noi, cioè, mancano tre corpi da uccidere. Come mai questo cambio di programma? Ti viene spontaneo chiedere. Credo abbiano accelerato i tempi per includere anche me. Scrolla le spalle, ma non è importante quanti siamo finché riescono a controllarci. Non vedo come qualcuno potrebbe ribellarsi. Preferiscono non correre rischi, afferma. Quante sessioni sono state fatte finora? Tante. Completate con successo zero. Per questo siamo qui, altrimenti il progetto sarebbe passato allo stadio successivo. Nessuno ha mai vinto la caccia? No. Quindi
Quindi non abbiamo possibilità, mormori appoggiandoti allo scaffale. Al contrario, il tuo interlocutore sembra incoraggiante. Io posso fare molto per farci uscire. E perché ti avrebbero messo qui se sai come uscirne? L'altro solleva le spalle, mostrandoti i palmi delle mani. Che strano. Se non l'hai ancora fatto, puoi chiedere qualcosa della struttura, o dell'antidoto, o della morte apparente. Raga, dobbiamo chiedergli o dell'antidoto o della morte apparente. Una delle due, secondo me, sblocca qualcosa. È il gioco credo che ti mette il dubbio apposta, Winchester. Secondo me, o chiedendogli dell'antidoto. O chiedendogli della morte apparente, che sono le uniche due cose che gli possiamo chiedere adesso e quindi voi dovete decidere, su una delle due risponde effettivamente alla domanda e sull'altra porta avanti la trama, perché altrimenti non rimaniamo bloccati in questo loop infinito di domande. Quindi in sostanza volete chiedergli dell'antidoto o della morte apparente? Morte apparente per Winchester? Che se ormai ho imparato un po' a capire come ragiona, vuole chiedergli della morte apparente perché pensa che sia la risposta sbagliata, nel senso, è la risposta che ci fa dare un'ulteriore trama, ma che per portare avanti la storia del libro dovremmo rispondere all'antidoto. Questo è quello che ho ipotizzato dalla risposta di Winchester, ma... E potrei anche essere in parte d'accordo, tra l'altro. Un Marion, Ilaria, vampiro, se è tornato. Fatevi sentire. O chiunque altro ci sia in chat, comunque, nel senso, nel dubbio. E comunque dubbio sono, allora pure io onestamente ho i miei dubbi. Ma... Le opzioni sono antidoto o siero della morte apparente. Quindi siero della morte apparente anche per un Marion. Ila, cosa vuoi sapere dell'antidoto o del siero? Vediamo un po'. Morte apparente, tutti morti apparenti. Allora andiamo all'89. L'animazione sospesa, detta anche morte apparente, è uno degli argomenti di cui ci siamo occupati, ti risponde il numero 42. Rallentare le funzioni vitali fino a rasentare la morte, senza però raggiungerla. In teoria può servire a ritardare la necrosi cellulare in pazienti particolarmente critici. Ed è fattibile? Beh, dipende, soprattutto dal motivo per cui ti interessa. Se lo minacci, per avere maggiori informazioni, vai al 223. Se gli dici che vuoi sfruttarlo per vincere la caccia, vai al 3. Se hai lo stato rabbia, devi reprimerla per fare questa scelta. Aumenta di 1 il tuo livello di stress. Che facciamo? Qua siamo arrivati alla svolta, secondo me. Lo vogliamo minacciare per farci avere delle informazioni? O gli diciamo semplicemente che vogliamo usare il siero per scappare da qui?
Raga, vi giuro che non capisco. Ormai ce lo vogliamo prendere, ma lo minacciamo o glielo chiediamo gentilmente? Questa è la faccenda. Passiamo alle maniere forti e quindi fondamentalmente credo che lo uccidiamo. O glielo chiediamo in maniera gentilmente e comunque lo uccidiamo perché quella fine farà questo povero Cristo. Un gentile, un minaccia. Ilaria, è tutto in mano tua. A meno finché non arriva Vampiro Cyborg. È tutto in mano tua. Hai due possibilità. Comunque il pareggio non è possibile. E quindi hai il potere di decidere. Minaccia, minaccia, minaccia. Minacciamo al 223. Per evitare di doverti rompere un braccio, ringhi facendo un passo verso di lui, pescando una frase da qualche film. Ehi, ehi! L'uomo fa un passo indietro alzando i palmi delle mani. Non c'è bisogno di essere violenti, dopotutto, ora stiamo dalla stessa parte, no? Si volta, prende dal frigo una siringa carica di liquido violaceo e te la porge. Contento? Intaschi l'oggetto con un grugnito e il numero 42 ti salta addosso. Annota, siero morte apparente, 20. Quando il testo te lo chiede, se vuoi, puoi usarlo. Tanto non lo useremo mai, ma comunque ce lo segniamo negli oggetti. Morte apparente 20. Però sono curioso di sapere se ci saltava addosso anche. Ah, sì, ci sarebbe saltato addosso lo stesso. Non avrebbe fatto nessuna differenza, ma era solo per sentirci a posto con noi stessi. Siamo dei tipi minacciosi. Andiamo al 92. Quasi te l'aspettavi. Tra quello che ti ha raccontato e quello che hai visto, c'è una certa discrepanza, che non ci sarebbe stata se fosse stato onesto. E se non è onesto, vorrà anche essere l'unico a uscire vincitore e vivo dalla caccia. Ma chi non lo vuole? Schivi il suo colpo e lo spingi sul petto, battendolo contro l'armadietto. Il tempo di ritrovare l'equilibrio e ti è addosso. Effettua una prova fisica di lotta con difficoltà 2. Se è successo, aggiungi una ferita. Se fallisci, aggiungi 2 ferite. Prima di combattere, vogliamo usare il kit di pronto soccorso? È una prova di lotta con difficoltà 2. Noi tiriamo 4 dadi. Se ci curiamo dallo stato malessere, potremmo tirarne 5. Ditemi voi, quanti ne vogliamo tirare? Perché noi dovremmo tirarne 3 per i punti ferita che abbiamo. Ma abbiamo un più 1 per il manganello. E diventano 4. Potremmo guarire da un punto ferita. Ok, ne tiriamo 3 più 1, quindi 4.
Winchester dice di usare il kit. Prima o poi dovremmo usarlo il kit. Ilaria, vuoi usare il kit o no? Te lo chiedo proprio a te nello specifico. Ah, hai sbagliato. Dopo lo usiamo. Va bene, ok, a posto. Allora io ne tiro 4. No, no, Ilaria, questa volta no. Questa volta no, dai. Se sia Winchester che un Merino hanno votato per dopo. Quindi questa volta ti salvi dalla responsabilità. Ma vogliamo sapere comunque la tua opinione. Nel frattempo io tiro i 4 dadi. Dobbiamo fare due. Se solo li vedeste, sarebbe meglio. Dobbiamo fare due voti superiori al 4. Ce ne abbiamo tre di lusso, ma aggiungiamo una ferita solo una ferita, ne avremmo aggiunte due. In realtà tra 2 e 3 non c'è grande differenza perché fino a ferite 5 tiriamo comunque 3 dadi. Quindi non cambia granché. Se sopravvivi, il numero 42 se la vede brutta e scappa nella stanza dei monitor. Gli corri dietro e ti getti su di lui. Entrambi cadete. L'uomo sbatte con violenza la maschera contro la console. Poi giace al suolo, dove una pozza di sangue si allarga sul pavimento. Raga, prima o poi doveva morire. Annota una X accanto al codice corpi. Ok. E cambia il paragrafo del luogo F in 237. 2, 3, 7. Andiamo al 73 perché abbiamo il codice QR. La maschera è così resistente che non si è rotta, ma è evidente. Lo stesso non si può dire per la testa che lo contiene. Sbottoni la tuta arancione del cadavere e abbassi all'altezza delle spalle fino a scoprire il tatuaggio di un codice QR. Chissà dove ti manderebbe se lo inquadrassi col tuo cellulare. Magari su un sito con tutte le soluzioni assurde di questo gioco. Pensi. E prorompi in una di quelle risate che fanno presto a scivolare nell'isteria. Ti ricomponi concentrandoti sull'obiettivo. Devo uscire da qui e non fuori di testa. Ti scappa un'altra risata. Torni al laboratorio al numero 62. Leggendo il taccuino, che stava redigendo il numero 42, trovi delle interessanti informazioni su un siero per l'animazione sospesa, detta anche morte apparente. È uno degli argomenti di cui si occupa la Mankind Inc. Lo scopo è quello di rallentare le funzioni vitali fino a rasentare la morte, senza però raggiungerla, in modo da ritardare la necrosi cellulare nei pazienti critici. Ce l'aveva detto, sotto minaccia, ma ce l'aveva detto. Forse può avere anche altri usi, pensi? Gli appunti indicano che nel refrigeratore c'è una siringa carica di quel siero. Ne contiene due dosi utili per uccidere, non certo per sospendere l'animazione. Ah, è un'intera siringa che contiene due dosi. Per questo la morte apparente è tutt'altro che apparente, perché hanno caricato una siringa con due dosi. Cambia il luogo. Se non ce l'hai già, prendi la siringa con la morte apparente, ma noi ce l'abbiamo già. E cambiamo H in 238. Quindi vai nel luogo F. Il luogo F è cambiato in 237. La stanza, ora che i monitor sono spenti, è meno luminosa rispetto a prima. Scansi il cadavere che hai lasciato e ti avvicini agli schermi. Non è cambiato nulla. Quanto tempo è passato? Sussurri. Da quanto sono rinchiuso qua dentro?
Ti accorgi di parlare da solo e preferisci uscire dalla stanza. Sai, non vorresti che fosse il cadavere a risponderti. Adesso noi dovremmo scegliere dove andare, anche se, anche in questa occasione, per sbrigarci direi che la scelta è obbligatoria. Noi abbiamo ancora due stanze da visitare che si sono aperte grazie al giochino dei monitor. La stanza C in basso e la stanza G in alto. E sappiamo anche che l'ordine corretto per visitare le stanze è prima la C e poi la G. Quindi mi perdonerete se non vi faccio scegliere, ma il vantaggio di fare delle seconde run è quello di poter utilizzare le informazioni acquisite durante la prima. E quindi andiamo direttamente alla stanza C, che è la stanza 16. Dove tra l'altro sappiamo già cosa troviamo, però non mi ricordo se c'era qualcosa da fare, perché trovavamo il codice numerico dei tizi sulla schiena. Quando la porta si apre, una visione spaventosa ti travolge. Ti chini in avanti, portandoti la mano alla bocca, cercando con tutte le tue forze di non vomitare. Annota una X accanto al codice luoghi. Ok. Abbiamo anche il codice luoghi di questa stanza. Adesso manca solo il codice luoghi della stanza G. Adesso fai una prova psicologica con difficoltà 2, perché dobbiamo resistere a non vomitare. Ok. È psicologica, quindi ci dobbiamo affidare allo stress. Lo stress è ancora 1 e con 1 dobbiamo tirare 4 dadi. La difficoltà è 2 e quindi vai di roll. Raga, oggi tutte le prove superate. Così, questa volta, perché avevo 2 successi contati, però fatto. Se è successo, vai al 106. Barcolli e ti appoggi al muro. Riesci a tenere dentro quello che hai nello stomaco. Strizzi gli occhi e scuoti la testa, cercando di scacciare quello che hai visto, ma è tutto inutile. Anche perché sai benissimo che dovrai guardarlo ancora. Cambia il paragrafo del luogo C in 191. 1, 9, 1. E vai al 191. Fa caldo qui. Gocce di sudore ti colano sulla fronte e sugli occhi. Infili le dita nei buchi della maschera e li asciughi per quanto riesci. Al centro della stanza penzolano 2 uomini appesi al soffitto per le braccia. Sono nudi, a eccezione delle maschere da lupo. Il loro petto è solcato da incisioni profonde. A terra, sotto di loro, 2 bacinelle verdi raccolgono il sangue che cola dai loro corpi. Accanto ai cadaveri un mobiletto di ferro arrugginito contiene strumenti da taglio, forse quelli usati per le incisioni. Nella parte bassa scorge un vecchio amico, una bottiglia di Johnny Walker. A parte questo, nella stanza non c'è altro. Ti lecchi le labbra, improvvisamente riarse, sfregandoti con ansia le mani. Le opzioni sono avvicinarsi ai corpi o guardare nel mobiletto. Da quello che mi ricordo, i 2 corpi hanno lo schema inciso, che vediamo se io ho qui ancora salvato da qualche parte. Lo schema è questo, ma lo vedremo se scegliamo di guardare i corpi, ma comunque lo schema è questo, fondamentalmente. Mentre se guardiamo nel mobiletto avremo 2 possibilità, da quello che ricordo. Prendere il bisturi, che in sostituzione del manganello ci dà 2 dadi in più durante la lotta. Ma per prenderlo dovevamo fare una prova, non mi ricordo. Oppure prendere il whisky, ma quella era una scelta che non portava a niente, l'avevamo già visto durante la prima run.
Vogliamo controllare i corpi? Perché forse ci danno anche dei codici da segnare, tipo, non mi ricordo. Insomma, dobbiamo fare entrambe le cose, probabilmente. Vogliamo prima guardare nel mobiletto o guardare i corpi? Tanto ci tocca fare entrambe le cose, senza dubbio. Guardiamo prima i corpi. Perfetto, perfetto. Allora, i corpi al 23. Il disegno è lo stesso di prima, quindi vi confermo che è quello. Alzi gli occhi, spingendo con repulsione nel profondo dentro di te. Come si può? Inizi a borbottare. Ma poi taci, incredulo. Le ferite, le incisioni sul petto di questi due poveracci devono far parte di qualcosa, qualsiasi cosa sia la cosa dentro la quale ti sei ritrovato. Se hai il codice QR, vai al 235. 235, che ci dice? Ti sposti in modo da poter vedere i corpi di schiena. Sono nudi. Quindi in mezzo alle spalle dovrebbe esserci un codice QR, ma non trovi nulla. Perché? Ti domandi mentre il rumore di gocce di sangue scandisce il ritmo dei tuoi pensieri. Ma sai la risposta, ormai hai capito che qui dentro non, nulla è casuale. Su questi corpi martoriati può esserci un'informazione che ti serve per uscirne vivo. Ok, torna al 23. Vabbè, sappiamo che il codice deve essere utilizzato quando troviamo la combinazione, che io ovviamente non ricordo a memoria, quindi non so quale sia la combinazione. Ma adesso dobbiamo avvicinarci al mobiletto, al 58. La bottiglia di Johnny Walker, come il coro delle sirene di Ulisse, ti attira a sé. Distogli lo sguardo che posi sulle lame insanguinate, non molto confortante come diversivo. Ti concentri su altro. Il mobiletto è di metallo, con due ripiani e un cassetto che contiene altre lame. Il lento plic, plic, plic delle gocce di sangue che cadono nelle bacinelle rimbomba nella stanza vuota. Ti lecchi le labbra fissando il tuo vecchio amico. Se hai 3X accanto al codice Whisky, noi abbiamo soltanto una X. Vai al 60. Altrimenti vai al 91. Che ne dici di un sorso di whisky per placare i nervi? Beviamo o no? Sappiamo qual è la scelta giusta da fare, ragazzi. Beviamo il whisky, cediamo o no? Io ho un piccolo suggerimento, ve l'ho dato poco fa. Però servirebbe ricordarsi. O meglio, non dice whisky. Winchester, cosa vuoi fare? Cediamo al nostro vecchio amico whisky. Oh, ce ne temi. Beviamo, ok. Raga, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo da voi. Guarda, Ira, io sono contento che ti eri appisolata sulla scrivania perché significa che stai meglio o almeno eri riuscita a riposare. Sappi che i tuoi compagni di avventura, tra il bere del whisky e
e il non bere del whisky, hanno appena deciso di bere e noi siamo degli ex alcolizzati. Andiamo al 243. Raga, ovviamente la scelta giusta era l'altra. Dovevamo resistere, noi non dovevamo bere, l'avevo anche detto prima che avevamo già controllato nella prima run e bere non avrebbe portato niente di buono. Al diavolo, ringhi afferrando la bottiglia. La stappi con avidità e tracanni una boccata che ti brucia le budella. Ti stacchi, tossisci, tenendoti lo stomaco con la mano libera. Dai un sorso e rimetti la bottiglia sul mobiletto. Scrolli la testa e ti dedichi al resto. Annota una X accanto ai codici voglia di bere e whisky. Però abbassi di 2 il livello dello stress. Voglia di bere e whisky. Adesso hanno entrambi 2 X. Sappiamo che arrivati a 3 è il limite per cui sbrocchiamo male. Eravamo a 1, adesso siamo a 2. Però diminuiamo di 1 lo stress, quindi in realtà almeno qualcosa l'abbiamo ottenuta. Torniamo a 0 di stress, non che ci servisse, ma ok. Se hai 3x accanto al codice whisky vai al 45, altrimenti vai al 121. Osservi le lame sporche di sangue posate sul mobiletto, poi guardi i corpi sui quali sono state usate. Riporti l'attenzione sulle armi, perché queste possono essere per te. Ti ripeti che non sei un assassino, ma che vuoi anche uscire da qui. Devi tornare libero per rivedere tuo figlio e queste lame possono servirti. Se non l'hai già, puoi prendere un bisturi e annotarlo sulle armi. È un'arma che ti permette di lanciare 2 dadi in più durante le lotte. Se lo prendi, aumenti di 1 la fonte di stress. Vogliamo prendere il bisturi? Torniamo con lo stress a 1, quindi niente di grave, sempre 4 dadi lanciamo. Ora abbiamo 2 dadi in più durante le lotte. Che non è male. Potrebbe fare la differenza avere un dado in più rispetto ad adesso. Abbiamo la possibilità di prendere un bisturi, un'arma, ma ci aumenta di 1 la fonte di stress. Da 0 passiamo a 1. Però abbiamo 2 dadi. Da ubriaco il bisturi. Ancora non siamo ubriachi, non abbiamo 2. Se aumentiamo a 3 le X del whisky siamo ubriachi, ma ancora possiamo effettivamente ritentare. Quindi no, possiamo ancora. Sì, possiamo portare entrambe le cose, ma ne possiamo usare solo una durante il combattimento. Quindi o usufruiamo del manganello o usufruiamo del bisturi. Però a questo punto prendiamoli e non si sa mai nella vita. Allora, tra le armi ci segniamo il bisturi più 2 di 6. E
E nelle ferite ci segniamo una ferita, uno stress in più. Siamo di nuovo davanti al mobiletto. Che facciamo? Beviamo o resistiamo alla tentazione? Beviamo il whisky, per essere precisi, o resistiamo alla tentazione? Grazie, Ilaria. Resistiamo alla tentazione perché siamo delle brave persone. Se hai il codice pietà, e noi ce l'abbiamo, codice pietà che l'ultima volta non avevamo, perché abbiamo ottenuto il codice pietà salvando, almeno in un primo momento, il numero 42. Quindi questa è una parte nuova del libro. Infili le mani nelle tasche della tuta per fermare il tremore. Distogli lo sguardo dalla bottiglia e cadi a terra. Le forze ti hanno abbandonato. Sudi copiosamente e ti manca il respiro. Rantoli sul pavimento, protendendo in modo inutile e stupido una mano verso i due cadaveri appesi, come se potessero aiutarti. Ma cosa potresti fare? Strisciare? E dove? Non conosci l'uscita di questo posto. All'improvviso i corpi diventano quattro, l'autovista si annebbia prima che tutto diventi nero. L'ultimo suono che senti prima di svenire è quello di una goccia di sangue che cade nella bacinella di raccolta. Vai al 217. Apri gli occhi di scatto, piombi nel panico quando senti la testa pesante. Poi ricordi la maschera da lupo, la tuta arancione, l'inferno bizzarro in cui sei rinchiuso, la tua determinazione a uscirne, il tuo desiderio di rivedere tuo figlio. Cancella il codice pietà. Quindi fondamentalmente era questo che serviva, il codice pietà. Ok. Cancelliamo il codice pietà. Se hai il codice guarito, e noi non ce l'abbiamo perché non abbiamo preso il vaccino, vai al... Se non hai il codice guarito, vai al 241. Ti alzi con cautela, la testa non vuole smettere di girare. Appoggi la mano al mobiletto metallico e chiudi gli occhi. Percepisci qualcosa di diverso in te, come se l'esperienza che stai vivendo ti abbia cambiato nel profondo, a livello fisico e psicologico. Quando la testa smette di girare, ti lasci andare a un urlo liberatorio. Ora sei pronto ad affrontare tutto quello che ti aspetta, sicuro che ne uscirai vincitore. Pensi mentre fissi lo sguardo sulle lame del mobiletto. A meno che tu non l'abbia già, guadagni l'abilità forza interiore. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, seconda abilità, forza interiore, che io non... che ci sarebbe stata utile in un primo momento della run, ma ahimè. Se hai il codice carne, e noi ce l'abbiamo perché ormai siamo affamati, vai al 21. Ok. Il petto ti brucia in modo folle, il cuore corre all'impazzata per pompare un'incredibile quantità di sangue nelle vene. All'improvviso ti sembra di vederci con più chiarezza, tutto appare molto più luminoso. I tuoi pensieri vanno velocissimi, come se anche il cervello viaggiasse a una velocità che prima non gli era concessa. Ma prima di cosa? Di quello che ti sta succedendo? Ma cosa ti sta succedendo? Qualcosa di strano, molto strano. Cosa? Poi tutto si ferma. Il cuore rallenta, ma continua a pompare con un'energia diversa da prima. Anche il cervello sembra diverso. Tu
Tu sei cambiato, altro rispetto al te precedente. Cancella tutti gli stati che hai. E quando guariamo dallo stato malessere, automaticamente guadagniamo un punto ferita e quindi le nostre ferite vanno a 2. Cancella tutti gli stati tranne voglio uscire da qui. Voglio uscire da qui. Noi non l'abbiamo ancora perché si ha quando una delle due no, tra ferita e stress va a 7. E annota lo stato lupo. Tra parentesi 20. Raga, abbiamo ufficialmente lo stato di lupo. Era quello che ci mancava l'ultima volta per vincere il gioco, fondamentalmente. D'ora in avanti, anche se ti viene detto di annotare lo stato rabbia, non farlo. Vai al 121. Ok. Qua possiamo prendere il bisturi. Andiamo al 191, dove ci viene detto di lasciare la stanza. Ok. Abbiamo concluso anche la stanza C. Non ci resta altro che andare nella stanza G. Ultima stanza dove dobbiamo trovare il codice segreto. Che ora non mi ricordo qual è. Uccidere il terzo uomo. Fare tutta quella scelta di lupi, cervi bianchi o altro. E poi tornare ad A, dove ci presenteremo come unico vincitore del gioco e con lo stato lupo che garantisce che abbiamo fatto il passaggio di evoluzione. Dai, raga, che questa sera finiamo un po' più tardi, ma questo libro ce lo portiamo a casa. Che G sia. G è al 119. La stanza, oltre l'accesso, è del tutto spoglia. Le pareti metalliche riflettono la luce al neon del soffitto, ferendoti agli occhi. Sporgi cauto la testa, ti guardi intorno ma non vedi nulla. Dai un'ultima controllata. Proprio al centro vedi una colonna cilindrica posta sul pavimento. Valuti che sia alta circa 1 metro e sai che poco fa non c'era. Annota il codice Enigma e una X accanto al codice Luoghi. Allora, dobbiamo segnarci il codice Enigma. Ok, e una X accanto al codice luoghi. Finalmente le X accanto al codice luoghi sono tutte 5. Se hai l'abilità Sensi Ferini, vai al 263. Significa che probabilmente qui stiamo facendo un percorso diverso da quello della prima run, dove non avevamo l'abilità. Quante cose cambiano solo per un'abilità? Questo è molto bello in questo libro perché alla fine abbiamo avuto due giochi diversi, quello della donna e quello del fondamentalmente 1, 2, 3 stella e sassa carto forbice. E abbiamo preso durante la prima run senza ferini e durante la seconda run forza interiore. È tutto bilanciato per effettivamente essere giocato più volte questo libro. Senti un formicolio dietro la nuca, come se qualcuno ti stesse osservando, oppure come se nell'inconscio avvertissi un pericolo imminente. La colonna è apparsa mentre stavi guardando dentro la stanza, quindi è possibile che qualcuno ti stia monitorando, anzi, visti altri accadimenti, è quasi certo.
è che questo qualcuno abbia deciso che proprio in quel momento qualcosa avrebbe dovuto attirare la tua attenzione, magari per distrarti da altro. Cauto, entri nella stanza. Ricordati che sei allerta, quindi nella prossima prova fisica puoi lanciare un dado in più. Vai al 185. Ragazzi, noi prima o poi ci dobbiamo ricordare che abbiamo un kit di pronto soccorso da usare. Io ve lo dico. Che ci riporta le ferite a 1. Vogliamo usarlo adesso? Tanto non servirà più a niente se non a guarire da una ferita. Che lo facciamo ora, che lo facciamo più tardi. Ora ci garantisce un dado in più. Perché tornando a 1 abbiamo 4 dadi piuttosto che 3. Più 1 perché siamo allerta. Più 2 se vogliamo usare quel combattimento. Quindi io vi propongo di usarlo. Nel frattempo, ragazzi, perdonatemi, ma stavo controllando alcuni messaggi di WhatsApp perché nel mio condominio abbiamo stabilito che noi l'acqua non la vogliamo e quindi si è rotta la pompa dell'acqua e alle 10:30 di sera forse hanno trovato dei tecnici pagati straordinario pur di farci avere l'acqua. Usiamolo, usiamolo, teniamocelo. In realtà, vampiro, per maggioranza lo usiamo, però non cambia niente in realtà. Cioè, tiriamo con 5 dadi, quindi tecnicamente. Allora, ci segniamo una ferita a 1. E tra gli oggetti cancelliamo il kit di pronto soccorso. Il paragrafo 187, 185, ti dice: avanzi diretto verso il centro della stanza, ma subito dopo aver oltrepassato l'accesso, il pavimento si spalanca sotto i tuoi piedi. La botola, lo sapevamo, noi, il nostro personaggio, no. Cadi protendendo le braccia per cercare di aggrapparti, ma farai in tempo? Effettua una prova fisica con difficoltà 2. Noi siamo in allerta e quindi oltre i 4 dadi che tireremmo normalmente, dobbiamo tirarne un quinto. Così. Se hai l'abilità forza interiore, e noi cazzo se ce l'abbiamo, consideriamo anche i 3 come successi da ora in poi. Non male. Non male, signori. Raga, abbiamo 5 dadi. I successi adesso sono 3, 4, 5 e 6. La difficoltà di questo test è 2. Quindi ci servono 4 successi. Abbiamo fatto 4 successi. Quindi direi prova superata. Vai al 210. Riusciamo a non farci male anche questa volta. Riesci ad aggrapparti mentre stai cadendo. Il metallo del pavimento graffia le tue dita, che però riescono a mantenere la presa. Col muso della maschera da lupo sbatti nel condotto che si è spalancato sotto i tuoi piedi. Il colpo ti arriva alla testa. Rimani appeso a prendere fiato, guardando verso il basso. È buio, ma la luce che viene dal soffitto ti permette di capire che la caduta non è più alta di un paio di metri. Forse, calandoti, potresti atterrare incolume. Stai ragionando sul da farsi, su questa pazza idea di lasciarti andare in un pozzo nel pavimento, quando le dita sudate perdono la presa e cadi. Vai al 126. Atterri sul duro pavimento un paio di metri più in basso, ammortizzando la caduta con le ginocchia. Ti guardi attorno, il pozzo ha una forma rettangolare e di fronte a te si apre un condotto. L'unica fonte di luce proviene dal soffitto della stanza di sopra, troppo scarsa per illuminare il corridoio che presto sprofonderà nell'oscurità. Guardi in alto,
fai qualche salto, ma non riesci ad aggrapparti al pavimento. L'unica strada che puoi percorrere è procedere nel buio. Se hai il codice sicurezza, e noi ce l'abbiamo, vai al 256. Sono onesto, non mi ricordo se durante la prima run avevamo o meno il codice sicurezza quando siamo arrivati a questo punto, perché non mi ricordo come si prendeva il codice sicurezza. Ma andiamo al 256. Inoltre nel corridoio buio, ma dopo un paio di passi, si accende una luce sul soffitto che ferisce i tuoi occhi abituati all'oscurità. Li chiudi e subito per istinto sollevi le mani di fronte alla faccia per proteggerti, ma non accade nulla. Quando li riapri, scopri che il condotto, poco più avanti, fa una brusca curva a sinistra. Sappiamo perfettamente cosa ci sta aspettando dall'altro lato della curva, ma possiamo decidere di andare avanti o aspettare. Non è barare, ma io vi ricordo cosa succede al di là della curva, perché giocare ai libri game più run dà questo vantaggio. Non è barare ricordarsi cosa è successo di brutto durante la prima run. Durante la prima run, fatta la curva, siamo stati presi di sorpresa, proprio perché non abbiamo fatto attenzione, dall'ultimo dei concorrenti che dobbiamo uccidere, dandogli, credo, un vantaggio o avendo un combattimento di una difficoltà molto alta. È vero che noi attualmente tiriamo le sei dadi fondamentalmente, perché ne tiriamo 4 più 2 di bisturi, però l'ultima volta abbiamo corso il rischio di andare avanti senza preoccuparci e siamo stati assaliti dal nostro avversario, che addirittura ci ha saltato di sopra e credo ci abbia ferito prima di iniziare il combattimento. Ora non ricordo, ma era successo qualcosa di molto brutta. Io non sto aspettando che succede, però secondo me potrebbe valere la pena aspettare. Nel frattempo Winchester vota per aspettare. Io il mio litro d'acqua praticamente durante la live me lo sono finito. Venga, non potete capire quanto sto bevendo in questo periodo in cui c'ho la dieta. Cambiamo scelta. Io sono d'accordo, ma aspettiamo il parere di almeno un'altra persona. O Marion, Ilaria, se è sveglia. Magari no, poverina. Le auguro di essere andata a letto svenuta sul divano, almeno. Ti meritava un po' di riposo. Ah, circa, ok, posto. Allora facciamo come si fa tra amici, Ilaria. Noi nel frattempo ti diamo la buonanotte preventiva nel caso in cui tu perda completamente i sensi dalla stanchezza. Non come l'altra volta. Ok, perfetto. Non come l'altra volta, mi va benissimo come parere. Aspettiamo e andiamo al paragrafo 7. Non hai dubbi. Quello che senti è il rumore di un respiro. Ma noi lo sapevamo già. Forse oltre l'angolo c'è qualcuno che ti aspetta. Avanzi con prudenza, ma non fai l'errore di sporgere la testa. Chi è lì dietro potrebbe colpirti. Ti fermi alla fine di questo tratto del corridoio, poi salti voltandoti verso destra. Un uomo, con maschera da lupo e tuta arancione, urla e ti salta addosso. Sei pronto e lo respingi. L'altra volta invece ci si è fatti saltare addosso come dei pirla. Fai per parlargli, ma l'uomo ti si avventa di nuovo contro, gridando come un forsennato. Effetta una prova fisica di lotta con difficoltà 2. Se hai successo, non subisci ferite. Se fallisci, aggiungi una ferita. Molto banalmente, noi tiriamo 6 dadi. E sappiamo che anche i 3 valgono come successi. Difficoltà 2, abbiamo fatto 5 successi. L'abbiamo praticamente disintegrato.
Se sopravvivi, blocchi il tuo avversario afferrandolo per la maschera che torci di lato. Lo schiocco che senti è perché gli hai rotto il collo. Allora molli la presa e il corpo si affloscia a terra, senza vita. Ti appoggi alla parete, esausto. Non avresti potuto fare altro, era completamente folle. Se non l'avessi fatto tu, ti avrebbe ucciso lui. Dobbiamo prendere il nome, il numero di questo paragrafo, 7, ce lo segniamo, 7, poi andiamo al 61, 61 che ci dice, controlli la tuta del cadavere senza trovare nulla di utile, la abbassi all'altezza delle spalle fino a scoprire il tatuaggio di un codice QR, poi lo rigiri supino. Lo sguardo ti cade sulle orbite vuote della maschera e incroci quello dell'uomo che hai ucciso. Bravo Winchester, sono d'accordo. Sono azzurri, guardano immobili nel vuoto. Infili le dita nei buchi e li chiudi. Non credo che questo ti darà pace, ma non mi hai lasciato scelta. Quando ti alzi, scorgi qualcosa di bianco che spunta dal risvolto della tuta. Lo afferri e scopri che si tratta di un fogliettino in cui leggi lo schema è importante quanto i numeri. Noi è un appunto che avevamo già preso e infatti è tra le nostre note. Ti domandi cosa diavolo voglia dire, poi scuoti la testa e lo rimetti dove l'hai trovato. Torna al paragrafo da cui provieni, cioè il 7, e poi vai al 182. Lascia il corpo al suo destino, dicendoti che è comunque un passo verso l'uscita da questo dannato posto, e prosegui lungo il corridoio. Oltrepassi una cassa, poi torni indietro. E se... La spingi fino all'apertura del pozzo, poi, stando in piedi sopra di essa, sali nella stanza di sopra senza problemi. Soddisfatto, scendi ancora per arrivare alla fine del corridoio, ma è un vicolo cieco. Annota una X accanto al codice corpi. E a questo punto le X accanto al codice corpi sono tutte e tre, come prima, come durante la prima run, e G diventa 137. Vai al 67. Raga, ci siamo. La nostra avventura durante la prima run ci ha posti davanti un enigma. Questa seconda run, che ci ha visti trasformarci in lupi o altro, ce ne pone un altro diverso. Ora qui dobbiamo capire. Io purtroppo ho già vagamente intuito, ma vediamo di arrivarci insieme. Alla fine del corridoio si illumina in automatica il tuo passaggio, oltre il cadavere sul pavimento c'è solo una parete di metallo sporca di sangue. Una trappola a pozzo, un agguato assassino, una cassa per risalire e ora questo. Osservi i disegni davanti a te. I disegni davanti a te sono i seguenti, che sono diversi da quelli della prima run. Allora, io metto i disegni qua di lato. E cerco di mettervi anche l'immagine dei cadaveri. Twitch si parla sempre di roba in game. Cercando di porre l'attenzione solo sulla parte che ci serve. Ok. Anche in questo caso dobbiamo trovare una combinazione. Durante la prima run, l'enigma
verteva sul fatto che noi trovavamo una combinazione di simboli e guardando i numeri corrispondenti a quei simboli abbiamo fondamentalmente ottenuto un codice che era il nome di un numero di un paragrafo a cui andare. Adesso da questi tre simboli qua, da questa U, da questo quadrato e da questa U rovesciata, dobbiamo ricavare in maniera altrettanto logica dei numeri da mettere in sequenza e quindi capire a che paragrafo andare. Io penso di averlo capito, ma vi lascio ragionare. Nel caso in cui vogliate degli indizi, ditelo pure, non ci sono problemi. Perché 274? No, no, servono adesso, vampiro, non è il codice finale. È il codice per accedere alla parte finale del gioco. È il codice che serve per accedere al... Il codice che serve per accedere a tutta la parte della scelta del lupo, di tutta la parte quella un po' più filosofica del gioco, quella che ci serve per arrivare alla fine del gioco. Perché le colate sono simili alle rune? Ragazzi, è molto più semplice di quello che sembra. Guardate le forme che sono disegnate col sangue, perché quello è sangue. Sono dei disegni fatti col sangue su una parete, quindi quelle colate sono semplicemente estetiche. A cosa si possono ricollegare le forme che vediamo? Vediamo un po'. Così diventa difficile. Avete tutti gli elementi davanti. Avete tutti gli elementi davanti. Winchesters è arrivato alla mia stessa soluzione. Lo vuoi spiegare tu, Winchester, o lo spiego io perché? Ilaria non ci può neanche. Allora, per comodità di velocità, forse Winchester sta scrivendo, ma spiego perché sono d'accordo con Winchester. Credo che ogni simbolo rappresenti una specifica sezione dello schema del cancelletto, tra virgolette. Quindi il primo rappresenta la gabbia che racchiude il 2, che ha soltanto i due laterali e la base. Dopo il secondo numero è il quadrato, che ovviamente è la casella centrale perché ha tutti i bordi. Il terzo è il numero che invece ha le due stanghette laterali e una base sopra, che
che dovrebbe rappresentare il numero 8, 258. Questo è il ragionamento che ho fatto io e che a cui è arrivato anche Winchester. Se vi convince, noi andiamo al 258, anche perché comunque i paragrafi sono 270 in tutto, quindi più di andare al 258 non mi sembra che ci siano altre soluzioni proposte in questo momento. Allora, cerco di vampiro, allora, vediamo come posso fartelo vedere. Sono quasi sicuro di riuscirci. Allora, io posso modificare questa immagine? Sì. E posso scriverci sopra? Sì. Allora, questo. Opzioni di salvataggio, salva. Questo è il primo numero, perché è la prima cifra che ci viene data da indovinare. È il numero rappresentato esattamente dal primo disegno del nostro codice. Il numero 2. Dopodiché abbiamo un secondo. Magari posso anche scegliere i colori diversi. Sì. Il secondo numero è rappresentato dal quadrato, che è il numero 5, perché è un numero che è accerchiato da tutte le linee, fondamentalmente. Il terzo numero è rappresentato dalla cella che ha soltanto le due linee laterali e il tetto, che è l'8. Andiamo al 258 e vediamo se abbiamo ragione. Quando il tuo dito preme sull'ultimo numero, quindi sì, avevamo ragione. 1 e 2. Ok. Quando il tuo dito preme sull'ultimo numero, senti due ronzii, uno di fronte a te, l'altro alle tue spalle. Ti sposti di lato per guardare velocemente entrambi i punti. No, vampiro, le colate erano mera estetica. Se tu vedi, ora te lo mostro perché è corretto farvi capire. Questo simbolo che io adesso ho, diciamo, isolato, rappresenta il numero 2 perché è questa la cella, come colorato in giallo, che rinchiude il numero 2. Il secondo numero rappresentato dal quadrato completo è quello che io ho evidenziato in rosso nel disegno. E che qui, perché è quella la cella completamente corrispondente a questo quadrato. Le devi ignorare le colate. Dopodiché c'è l'ultimo numero, che è quello che io nell'immagine ho evidenziato in blu, e che invece rappresenta il numero 8. Ma vediamo che succede andando appunto al 258. Abbiamo visto che ci sono due click. Nei pressi dell'ingresso una lastra di metallo scorre fino a coprire il pozzo, mentre nel punto opposto della stanza la parete si spalanca. Ok, abbiamo aperto la porta.
Controlli la stabilità del pavimento vicino all'accesso per evitare di cadere di nuovo. Sembra solido, almeno per ora. Guardi il corridoio che ti porta nella stanza dove eri prima. Poi sposti lo sguardo verso la nuova apertura. Sempre avanti, mormori a te stesso. E procedi con passo deciso, vai al 56. Raga, siamo nella parte finale. Ora qui io vi chiedo di fare sempre attenzione alle immagini che il libro ci descrive, perché anche l'altra volta c'erano dei dettagli che ci siamo lasciati sfuggire, che io ricordo per fortuna, però nel dubbio. Voi fate attenzione. Cammini lungo il corridoio, osservando le immagini sulle pareti. Al contrario di quanto hai visto finora, le pareti metalliche di questo luogo sono decorate. Immagini di lupi e uomini sono il motivo costante. Lupi e pastori, lupi pastori e flagelli di altri animali, talvolta in compagnia di una cerva bianca. Altre volte è il lupo stesso a essere bianco. L'animale viene rappresentato sia come spirito minaccioso che come guida. Ti fermi di fronte alla famosa immagine dell'evoluzione umana, che qui termina con un'ulteriore raffigurazione, un ibrido uomo-lupo che dovrebbe essere l'ultimo stadio evolutivo, il passo successivo all'attuale. Dovresti essere proprio tu a diventare quell'essere, ma se mai fosse possibile, quale sarebbe la tua sfumatura? Nella tua vita le hai incarnate entrambe, belva rabbiosa e amorevole padre di famiglia. Tutti e due sono aspetti che fanno parte di te, proprio come sono presenti nella figura del lupo. Quando giungi al termine del passaggio, due porte ti si presentano di fronte. Su quella di destra è raffigurata una lupa che protegge i propri piccoli da un pericolo non mostrato. Sull'accesso di sinistra, un lupo con le fauci spalancate e insanguinate è tra i suoi avversari fatti a pezzi. Se hai il codice Enigma, annota anche il codice Conoscenza. E noi annotiamo il codice Conoscenza, che il codice Enigma ce l'abbiamo. Adesso dobbiamo decidere se andare nella porta a destra, che è quella che rappresenta il lupo come che cosa? Come una madre protettiva? O dobbiamo andare a sinistra verso il lupo che rappresenta la belva? La mamma è sempre la mamma. Può essere anche belva, questo sono molto d'accordo. Non so se ricordate effettivamente la prima run. Allora, lo ripeto, nessun problema, vampiro. Siamo di fronte il cervo bianco, mi pare. Il cervo bianco è la scelta successiva. In questo momento dobbiamo decidere se essere lupi protettivi o lupi famelici. La scelta del cervo bianco è quella all'enigma successivo, se becchiamo la scelta giusta adesso. Ma la scelta giusta adesso la becchiamo. Vampiro, fondamentalmente siamo in una stanza in cui abbiamo due porte davanti a noi. Una porta dove c'è disegnato sopra un lupo che accudisce i suoi piccoli e li protegge dai nemici. Ed è la porta di destra. Nella porta di sinistra, invece, c'è un lupo raffigurante, c'è un'immagine raffigurante un lupo famelico, aggressivo, che ha fatto a pezzi i suoi avversari. Ilaria ha già votato per andare nella parte del lupo protettivo, anche Winchester,
E io ricordo essere la scelta giusta dalla prima run. Questo lo ricordo quasi perfettamente. Però se vogliamo tentare la sorte, possiamo tentarla. Ma che io ricordi, dovevamo essere lupi protettivi, poi scegliere la cerva bianca quando ci diceva. Lupo protettivo anch'io, dai ragazzi, andiamo direttamente in quella protettiva che è l'82. Vediamo che succede. Un altro corridoio, appena entri, la porta di accesso si chiude alle tue spalle e nonostante i tuoi sforzi non riesci ad aprirla. Eh no, vampiro, il problema, come dicevo all'inizio di questa live, le uniche scelte che non possiamo cambiare sono quelle fatte in questa fase del libro. Perché in questa fase del libro c'era scelta giusta, vai avanti, scelta difficile, muori. Era proprio obbligatorio fare questa scelta. Quindi qui non possiamo sbagliare, purtroppo. Tra l'altro, io qui non dico che vi guiderò, però mi ricordo le scelte fatte l'altra volta, quindi cerchiamo di andare veloci su questo. Procedi in un ambiente che ha ripreso un aspetto tristemente familiare. Spoglie, pareti metalliche illuminate alla luce del neon e poste sul soffitto, fino a quando non si spengono e resti al buio. Vai al 155. I tuoi occhi si abituano all'oscurità e vedi emergere dalle pareti colori di immagini fluorescenti. Il tema ricorrente non è quello del lupo, sei tu. Stai guardando delle enormi fotografie scattate in diversi momenti. Hanno frugato nella mia vita. Sei esterrefatto mentre ti guardi stringere tuo figlio il primo giorno di scuola. Ricordi questa foto scattata da quella che ora è la tua ex moglie. L'immagine successiva ti vede rivolto davanti il One-Eyed Jack. Rammenti quella sera, finita a smaltire la sbornia in prigione. Non sapevi ti avessero fotografato. Fai qualche passo e dopo una montagna di bottiglie di Johnny Walker incroci lo sguardo della tua ex moglie. Stringi i pugni. Una lacrima ti scivola in viso mentre osservi il tuo occhio destro gonfio e tumefatto. Maledetti. Ti appoggi alla parete con la maschera, ti abbandoni ai brutti ricordi e piangi lacrime amare. Se ti sfoghi con rabbia calciando la parete, vai al 205. Se attendi che le lacrime finiscano, vai al 86. Qua, secondo me, è indifferente. Nel senso che noi l'altra volta abbiamo, per paura della rabbia, pianto in silenzio. Ma il libro ci ha detto che, avendo noi avuto la condizione di lupo, la rabbia non ci fa più effetto. Quindi questa volta, secondo me, possiamo provare a reagire con rabbia e vedere che succede. Stavolta abbiamo il vantaggio di non dover subire la rabbia, perché la condizione rabbia non la possiamo ottenere più per trama. Ci è stato detto una volta che hai la condizione lupo, la rabbia non ti fa più un cazzo. Quindi secondo me ci possiamo permettere il lusso di sfogarci per una volta da quando siamo entrati in questo gioco e prendere a pugni la parete. Andiamo di rabbia. 205. Ora moriamo. Ok. Ringhi rivolta al soffitto e calci con violenza la parete metallica, poi la prendi a pugni, sfoghi tutta la frustrazione della tua vita andata a crotoli contro quei maledetti che la spiavano, attendendo il momento giusto per imprigionarti o in questo abisso di follia. O forse eri già prigioniero, libero di camminare per il mondo ma schiavo dei tuoi vizi. Se non hai lo stato rabbia, annota X accanto al codice rabbia, ma nello stato rabbia non lo possiamo avere. Se ora hai accanto 3X
accanto a codice rabbia, prendi nota di questo paragrafo e vai altrimenti vai all'86. Ma infatti non cambiava niente. Però ci siamo sfogati. Comunque all'86 saremmo finiti. Riprendi il cammino e le luci si riaccendono piano piano, quasi non volessero ferire le tue pupille espanse, abituate ormai all'oscurità. Le pareti tornano candide quando i disegni fluorescenti scompaiono alla luce. Poi di nuovo hai davanti una scelta, quattro porte di fronte a te. Ognuna ha disegnato sopra un animale diverso. Una volpe rossa, un lupo nero, una cerva bianca e un cane marrone. Sappiamo, l'ha già suggerito Winchester prima, che in base alla descrizione che ci viene fatta nella primissima stanza di questo dungeon, i lupi vengono spesso rappresentati in compagnia di una volpe bianca. Una cerva bianca. La scegliamo, sappiamo essere la scelta giusta, inutile pensarci, anche perché stiamo per raggiungere la mezzanotte e io voglio finire il libro. Quando entri nel corridoio successivo, la porta d'accesso si chiude alle tue spalle. Non riesci ad aprirla, così vai avanti. La cerva bianca rappresenta la terra da cui nascono gli eroi, afferma la solita voce diffusa nell'aria, ed è la compagna ideale per un lupo, come ti è stato mostrato prima. O forse è per pura fortuna che sei finito fin qui. Per tutta risposta sollevi il dito medio. Non sarebbe un problema, ci vuole anche quella nella vita. A queste parole ti blocchi, spalanchi gli occhi e poi stramazzi al suolo. Se hai il codice morto, ma noi non ce l'abbiamo, vai al 5, altrimenti vai al 100. Quando rinvieni, ti gira la testa come se fossi su un ottovolante. Ti alzi lento, appoggiandoti alla parete. Fai respiri profondi e aspetti che il mondo attorno a te si stabilizzi. Poi prosegui lungo il passaggio che curva fino a condurti in una stanza con una colonnina al centro. Ti guardi intorno e capisci che sei nello stesso luogo di quando hai imboccato il corridoio illustrato. Ora però, tutti gli accessi, tranne quello principale, sono chiusi, anche quello da cui sei appena entrato. Ok, cambia il paragrafo del logo G in 177. 177. Fondamentalmente abbiamo finito. Il codice morto. Ma noi il codice morto non l'avevamo, no. Cos'è che ci siamo persi? Ah no, il codice morto ci serviva per sbloccare i sensiferini. Ok, ragazzi, andiamo a finire il libro. A finire il libro, perché è l'ultima cosa che ci manca da fare, dobbiamo andare nel paragrafo A, 246. Sono le ultime battute, ragazzi. Resistete 5 minuti. Tutto è come l'hai lasciato. Il cadavere è ancora riverso sul pavimento. Nessuno l'ha spostato e se l'ha fatto l'ha rimesso al proprio luogo. Se hai 5X accanto al codice luoghi, vai al 110. Noi ce l'abbiamo e andiamo al 110. Non sai dire da quanto tempo sei qui dentro. Le regole parlavano di 3 giorni, ma non ricordi di aver dormito o mangiato. Le luci sono sempre accese e qualsiasi cosa ti abbiano iniettato ti ha senza dubbio cambiato. Sei in meglio o in peggio, non sapresti dirlo. Se ritieni di aver completato con successo la caccia, vai al 46. Ne abbiamo completato sicuramente la caccia. Quindi, gridi, cosa succede a chi ha vinto la caccia? Il monitor che ti ha colto prima scivola ancora una volta giù dal soffitto. Gli uomini con la maschera da lupo, quelli in giacca e cravatta, non quelli in tutto arancione come te, sono sempre al fianco dell'uomo senza testa. Imbracciano i mitra, ma senza minacciarti. Forse hanno capito che non possono colpirmi dallo schermo. Ricordi qual era la quarta regola? Dover essere l'unico a rimanere in vita. Ok,
E lo sei? Moltiplica per 10 il numero di x accanto al codice corpi e somma il risultato a questo paragrafo. 10 per 3 è 46, più 40, 10 per 3 è 30, più 46 è 76. Ti confermo che sei l'ultimo, non c'è nessun altro in vita nella struttura. Ti risponde da solo l'uomo senza testa. Ma non basta per essere decretato vincitore della caccia, occorre anche aver superato brillantemente tutte le prove. L'hai fatto? Ti domanda, anche se sai benissimo che già conosce la risposta. Se hai il codice di conoscenza, e noi ce l'abbiamo, vale 250. Tutte le abbiamo superate, tutte. Chi non cade non può imparare a rialzarsi. Complimenti, numero 4. Sei a un passo dall'uscirne vivo. Dimmi solo dov'è l'uscita e non sentirete più parlare di me. L'uomo senza testa si mette a ridere. Vogliamo continuare ad averti con noi, soprattutto se sei riuscito ad accedere al prossimo gradino evolutivo. Altrimenti, getteremo il tuo cadavere negli inceneritori dove sono già finiti gli altri partecipanti a questa sessione di caccia. A quest'ultima affermazione, può essere che ti stringa il cuore, ma non potevi certo saperlo. Era una questione di sopravvivenza. Cerchi di farti coraggio. Ora rispondi a un'ultima domanda, prosegue. Come se tu non conoscessi già la risposta, replichi. E che mi piace chiedere? L'uomo si abbassa un po' e nell'inquadratura entra una specie di barbetta bianca, che anche lui indossi una maschera. Dunque, sei diventato un lupo? Se hai lo stato lupo, sottrai il suo numero a questo paragrafo e vai al numero che ne risulta. Noi lo stato lupo l'abbiamo. Dobbiamo sottrarre a 250 20 e andare quindi al 230. L'ultima domanda ti rimbalza ancora nella mente quando il monitor rientra nel soffitto. Sei conscio del tuo cambiamento, di quando hai lasciato indietro lo stato di Homo sapiens abbracciando il lupo, con la mente e il corpo, diventando un Homo lupus. Ma si dirà poi così? Non è che sia mai stato un esperto in latino. O forse un Homo superior. Avverti il sordo ronzio di servomotori che si mettono in moto. La parte di fronte all'accesso si apre, dividendosi in due. E le metà scivolano distanziandosi, aprendo un varco illuminato da un'insolita luce calda. Vieni avanti, vincitore della caccia. Fai come ti dice la voce. Imbocchi il corridoio e arrivi alla porta di un ascensore. Entri e premi il pulsante con una freccia rivolta verso l'alto. Ma non succede niente. Premi allora quella rivolta verso il basso e comincia la discesa. Quando arrivi, le porte si aprono e scopri di essere nella stanza che all'inizio di questo inferno avevi visto nei monitor. E spoglia. Gli unici occupanti sono i due uomini o donne con le maschere da lupo e gli AK-47 fra le braccia. E l'uomo senza testa. Solo che la testa ce l'ha ed è protetta da una maschera che non avresti mai indovinato. Una maschera che ribalta le convenzioni naturali. Benvenuto, numero 4. Ti accorge, ti accoglie porgendoti due fogli. Ora dovrai scegliere il tuo destino. Vai al 136. Voglio solo uscire da qui. Fai un passo avanti e i due lupi sollevano le armi puntandole alla tua testa. Alzi le mani. Ho vinto la caccia, no? Avrò pure qualche diritto. Certo. Replica l'uomo mentre osservi quella che avevi scambiato per una barbetta bianca. Ragazzi, avete già capito che maschera è il tizio. Ha la barbetta bianca, è il capo di tutto, ma la sua maschera sovverte le leggi naturali. Quindi se siamo tutti lupi e lui ha la barbetta bianca, è facile capire di che maschera stiamo parlando. Prima di tutto, hai diritto a una spiegazione. E l'uomo che ora ha la testa ti racconta la verità dietro la Mankind Inc., la multinazionale farmaceutica che vuole evolvere artificialmente l'essere umano. Ecco in cosa consiste il perfezionamento dell'uomo. È una delle direzioni in cui sta procedendo il progetto Moreau, nel quale sei stato coinvolto.
Utilizzando DNA animale, vogliono creare esseri umani capaci di correre veloci come leopardi o in grado di respirare sott'acqua, ma l'ingegneria genetica non è sufficiente. Occorre risvegliare l'istinto animale perché si possa sfruttare appieno il potenziale dato dall'ibridazione uomo-bestia. Uomo-lupo, nel tuo caso. Sei stato fortunato a non morire quando ti hanno iniettato il siero Wolf, contenente il materiale genetico del lupo, e sei stato abile a superare questa prima sessione e a uccidere gli altri partecipanti. Ora non sei più un semplice uomo, conclude. Allora lasciatemi andare, Ringhi. Se sono un uomo superiore, lasciatemi tornare da mio figlio o ve ne pentirete. Non sei superiore proprio a nessuno in questa stanza. Anche loro. Indica gli individui con la maschera da lupo che ti tengono sotto tiro con i mitra. Hanno vinto la loro caccia e anch'io ho compiuto il balzo successivo dell'evoluzione umana. Tu osservi la sua maschera da candido agnello. Il mondo si divide in due categorie, ti spiega, le prede e i predatori. E sai cosa permette ai predatori di cacciare? Le prede. Sono loro a permetterlo. Ma evolvendo e ribellandosi, la dinamica si invertirebbe. L'agnello lascia cadere i fogli che tiene in mano e salta addosso al lupo alla propria destra. Lo fa a pezzi. Poi si rialza. Ora il candore della lanugine della maschera è striato di rosso. Vai al 270, che è l'ultimo paragrafo. Aveva un pessimo rendimento. Si pulisce le mani con il fazzoletto. Siete dei folli, sussurri tremando di paura. Dissero la stessa cosa anche di Leonardo. L'uomo agnello assassino di lupi liquida le tue rimostranze. Ora però è tempo di decidere. Raccogli i fogli e te li porge. Come vincitore della caccia, hai diritto a un posto di lupo qui alla Mankind. Oppure puoi proseguire il tuo percorso evolutivo. Io voglio soltanto tornare da mio figlio. Abbiamo un'ottima assicurazione sanitaria e il 50% in più di ferie all'anno. E se non scegliessi? Non scegliere è comunque una scelta e non hai una terza strada. Indica l'uomo lupo a brandelli dietro di sé. Scegli numero 4. Scegli il tuo destino. Vai all'epilogo in fondo al libro. Ebbene, ci siamo. Il numero 4 è uscito vincitore dalla caccia, ma non dalla diabolica situazione in cui la Mankind l'ha incastrato. Dite la verità, voi al suo posto cosa scegliereste? Un tranquillo impiego da lupo? Oppure un'altra pericolosa sessione in cui le prede cacciano e smembrano i predatori? Domanda difficile, eh? Non preoccupatevi, prendete tutto il tempo che vi serve. Intanto, se volete conoscere la risposta che darà il numero 4, correte a cercare l'autore e l'editore di questo libro, chiedendogli di mettere subito in produzione il seguito. Noi sappiamo perfettamente che scelta fa numero 4, perché il seguito di questo libro è già previsto, uscirà a Modena a maggio, quindi tra un mese e mezzo circa, e si chiama Where is the Lamb? Dov'è l'agnello? Quindi, numero 4 si troverà invischiato ancora una volta nelle vicende della Mankind e noi ci siamo portati a casa in ben 5 live e 2 run il finale corretto del libro. Ci vorrebbe una terza run e vi spiego solo perché, ma ci vorrebbe per puro flavor, ma noi non la faremo, spoiler, perché adesso potremo iniziare il libro con entrambe le abilità. Sensi felini e forza interiore. Questo ci permetterebbe di andare un po' più veloci nell'esplorazione del labirinto, perché la presenza di forza interiore ci farebbe saltare tutta una serie di tiri di stress per evitare di vomitare ogni volta che vediamo le scene più cruente di sangue. Ma alla fine le due run, quelle vere, sono queste due che abbiamo fatto. E secondo me le abbiamo fatte nell'ordine corretto, nel senso che era impossibile vincere a prima run.
Il prossimo Libro Game sarà, non vi so dire quando, spero da lunedì prossimo, sarà L'odore della pioggia. Lo giocherete insieme a Federica. Io, se riesco, farò le mie scelte in live giocandolo come tutti gli altri. È un libro game molto interessante, perché è un libro game che parla di un inseguimento tra un poliziotto e una ladra, e il giocatore, noi, saremo costretti a fare delle scelte sia dal punto di vista della ladra che dal punto di vista del poliziotto. Quando interpreteremo la ladra dovremo fare delle scelte per fuggire dal poliziotto, quando interpreteremo il poliziotto dovremo fare delle scelte per avvicinarci alla ladra. Ci sono più finali possibile, e quindi Enemy to Lovers è una cosa che io spero tantissimo, in cui spera anche Federica, ma vedremo durante la giocata. Io credo che ci sia il finale in cui la ladra scappa, il finale in cui il poliziotto la prende e il finale in cui i due si vengono incontro e ci sarà la Enemy to Lovers. Io ci spero tantissimo, onestamente. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati fin qui. È 10:30, abbiamo fatto 2:35 di live, ma era necessario tirare un pochettino di più, perché appunto interrompere alle 11:30 come facciamo di solito e poi fare un'altra live da soltanto 35 minuti per diciamo terminare il libro non avrebbe avuto senso. Noi ci vediamo domani, spero, per una delle ultime, se non l'ultima, sessione di impostazioni del libro Le Mondi prima di passare alla scrittura. Dovremmo vederci noi e Alessandra, cioè io e Alessandra, e parlare quindi di Le Mondi e della fase finale del libro. Ma noi adesso facciamo un raid al volo, prima che tutto finisca, ai nostri amici Fallimenti Critici, che stanno giocando di ruolo. Andate anche soltanto a salutarli. Intanto ecco che arriva il Repe. Grazie mille, il Repe del raid. Che avete fatto di bello? Che hai fatto di bello? Io ieri ti ho visto giocare a Pokémon, ma stasera ero in live e non so ovviamente cosa hai fatto. Che hai fatto di bello? Noi abbiamo chiuso, abbiamo finito il libro game Where is the Wolf, siamo in attesa del seguito che uscirà a Modena, quindi ci siamo prenotati già il primo acquisto di Modena sicuro, ce lo siamo già fatto. Tra l'altro, probabilmente, ora io lo sto dicendo qua come se fossimo grandi amici, ma tra colleghi del mondo del GDR, io avrei molto piacere a vederci a Modena nel caso in cui tu torni, perché per esempio l'anno scorso noi ci siamo presentati, in realtà ci ha presentati Keke, ma al volo ci ha presentati proprio di sfuggita, cioè ricordo il momento della presentazione, ma è stata veramente una cosa di un secondo e mezzo. Quindi comunque ci rivedremo sicuramente, perché sarò lì tutti i giorni. Detto questo, io stavo chiudendo. Mi dispiace che non abbiate potuto godere della fine del libro, perché ci siamo ufficialmente trasformati in lupi, diventando omini superior. Assolutamente. Che avrei scritto in questi giorni, ma contento che sei del mio stesso avviso, nostro stesso avviso. Io parlo a plurale perché siamo io e Federica a gestire il canale, ma ci andiamo organizzando. Detto questo, andiamo a trovare i ragazzi dei Fallimenti Critici, rimbalziamo il raid e andiamo a portare un po' di gentaglia ai Fallimenti Critici. Ragazzi, buonanotte, ci vediamo domani, ciao. Hanno chiuso, porca miseria, ora devo trovare un altro canale. Al volissimo, vediamo. Allora, ci sono i D20 Nation collegati? E allora andiamo dai D20 Nation.
andiamo da chiuso pure. Ma porca miseria, aggiorniamo tutto. Non trovo più niente. Taverna del, allora, taverna del giocatore mi dice che sono col... No, Barba Calva Twitch. Barba Calva Twitch, non so cosa sta facendo, ma l'altra volta ci ha fatto il raid lui. Andiamo di corsa da Barba Calva Twitch, che starà chiudendo pure lui probabilmente. Quindi io vi mando nella ending e speriamo che si veda qualche cosa. Ciao!